Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, intanto diciamo che oggi c'è l'inaugurazione del suo escultore? Sì, oggi dalle 17 in poi. Dove? Sarà possibile a San Gimignano, presso la Galleria Gagliardi. Bellissimo luogo, tra l'altro. San Gimignano, spieghiamo dove si trova per i nostri ascoltatori. Posto che conosco molto bene, che amo la Toscana tantissimo io. E ricordiamo, per chi si fosse collegato adesso, San Gimignano. Allora, la mostra personale di Alessio Daeri su cosa è incentrata? Ce lo può raccontare i nostri ascoltatori? Allora, diciamo che il tema portante della mostra è appunto la donna. Infatti il titolo della mostra è comunque Immutabile Dea, e questo soggetto femminile che diciamo così è ricorrente nella mia produzione artistica ormai da diversi anni. Quindi ci sarà una raccolta di opere sia inedite ma anche del passato, sono 11 opere esposte, sì. Con il tema insomma, strettamente legato alla femminilità, quindi alla bellezza, un omaggio alla bellezza. E meno male, perché insomma ultimamente la donna, proprio il femminile in senso proprio come archetipo, non è che viene trattato proprio bene a livello simbolico, nel linguaggio, ne parlavamo ieri nella cronaca, e quindi meno male che ancora i pittori, gli artisti e gli scultori ci dedicano qualche cosa ogni tanto, anche se nell'arte devo dire la donna è sempre stata una l'arte musa. È sempre stata l'ispirazione, però sempre è la donna, alla donna, sì. Meno male, sì è sempre stato così dall'antichità, questa cosa continua anche nella contemporaneità. Che tipo di sculture vedremo Alessio Daeri? Allora, per chi già mi conosce sa che comunque riutilizzo dei materiali metallici, plastici, ecco, materiali comunque di riciclo. Vedremo le però sculture anche sono composte, sì, mi dica. Un uso intenso di acidi e ossidi, leggevo, di ruggini. Sì, beh, quello avviene in seguito perché logicamente poi soprattutto nel metallo, il metallo viene esaltato poi con l'ossidazione, quindi tiro fuori questi verdi, questi arancioni che fanno parte della materia stessa, ma che attraverso l'utilizzo degli acidi appunto viene messo in risalto. Ma c'è una dea in ogni donna? La domanda nasce spontanea. C'è una dea in ogni donna e ogni donna è una dea, potremmo dire. Ecco. Beh, sì, che risposta poetica. Essendo un artista, tra l'altro romano, se vogliamo, è vero Alessio Daeri? Sì, come no, io sono nato in provincia di Roma, ma vivo da anni a Roma, proprio a Roma città. Oh, quindi insomma un evento questo Immutabile Dea che sarà sicuramente interessante da visitare, diciamo oggi inaugurazione, ma fino a quanto tempo sarà a San Gimignano? La mostra resterà visitabile fino al 30 di settembre, quindi ecco, visto che comunque Roma è vicina, San Gimignano, certo. Romani è l'occasione per una piacevole passeggiata, una piacevole gita, certo, bere certo. Un bicchiere di vernaccia, vino storico. Vedi come di San se ne intende di vini la signorina qui? Perché ho lavorato nel turismo, la parte enogastronomica. C'era la vernaccia di San Gimignano, è famosissima, ci sono anche molte leggende legate a questo. E tra l'altro avete anche una pagina Facebook, ricordiamo i contatti, il sito dove gli ascoltatori possono reperirvi. Sì, certo, c'è il sito e la pagina Facebook della Galleria Gagliardi,
che promuove la mostra e anche la mia pagina Facebook, dove comunque in tempo reale vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti della mostra, gli orari e quant'altro. Tra l'altro vedo che sarà pubblicato anche un catalogo digitale, un catalogo sfogliabile in italiano e in inglese. Sì, quello sarà visibile proprio sul sito della Galleria Gagliardi, penso a partire già da lunedì, perché aspettiamo oggi l'inaugurazione per inserire anche il materiale stesso dell'inaugurazione. Beh, tra l'altro molti dei suoi lavori sono stati collocati anche in spazi pubblici come la Basilica di Santa Maria in Araceli, giusto? A Roma. Sì, anche se attualmente l'opera è in restauro, comunque è stata collocata presso la Basilica. Però c'è una esposizione permanente presso appunto la Galleria Gagliardi di San Gimignano, quindi chiunque voglia interessarsi può farlo anche attraverso il sito www.galleriagagliardi.com e attraverso anche la pagina Facebook, perché no, impara l'arte e mettila su Marte, come diceva mio amico, però l'arte fa sempre bene alla salute, quindi fa bene. Bene, bisogna... allora... Io ringrazio, anzi noi ringraziamo Alessio Daly che è stato con noi e ci ha raccontato di questa sua mostra personale Immutabile Dea, quindi che inaugura proprio oggi. Non abbiamo detto da che ora? Dalle 17 se non sbaglio, vero? L'inaugurazione oggi sarà dalle 17. Sì. Perfetto, e poi sarà visibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, ripeto dal 9 al 30 settembre, importante dirlo, ingresso libero, quindi l'arte per tutti e poi soprattutto per le dee, per le varie donne, una dea, una donna, una dea. Grazie bene. Per essere grazie stato con noi, grazie Alessio Daly che è intervenuto qui su Radio Roma Capitale, buona giornata.